Gli enigmatici Fostegrimens erano noti per risiedere vicino a stagni o cascate in Scandinavia, dove venivano spesso visti suonare deliziose melodie su arpe o violini. La musica dei Fostegrimens era così armoniosa da poter essere compresa da tutti gli esseri viventi, compresi alberi, fiori e uccelli. Secondo la leggenda, i Fostegrimen erano noti per suonare melodie così accattivanti che persino le piante e gli animali vicini si fermavano ad ascoltare. Il suono magico del loro violino attirava i pesci dalle profondità e portava i fiori a protendersi verso il fiume. I Fostegrimens erano noti per offrire lezioni di musica a coloro che pagavano loro un tributo in carne. La qualità e la quantità degli insegnamenti erano direttamente proporzionali all'entità dell'offerta. Se ritenevano il tributo inadeguato, la persona poteva trovarsi in grave pericolo. I Fostegrimens avevano la capacità di usare i loro doni musicali e ipnotici per scopi malvagi, come attirare uomini e donne per farli annegare nelle acque profonde dove risiedono. Come la natura, i Fostegrimens hanno la capacità di mostrare sia gentilezza che severità. Il concetto di dualità in natura è un riflesso della sua complessità. Da un lato può fornire sostentamento e piacere estetico, mentre dall'altro può rappresentare una minaccia e sfuggire al nostro controllo.